per l'elaborazione del piano triennale e sul monitoraggio. A questo dedicheremo particolare attenzione nei tre eventi che abbiamo organizzato. Allora, continuo a dare il buongiorno, vedo che siete tanti e vi ricordo, inizio dicendo che questo è un ciclo di webinar che si inserisce all'interno del progetto Formazione e Informazione per la Transizione Digitale nell'ambito del progetto Italia Login, la Casa del Cittadino, organizzato e gestito insieme ad Agid. In particolare questa attività ricade nell'ambito della linea 1 che riguarda la gestione della trasformazione digitale ed è una linea che interessa diciamo prevalentemente i responsabili per la transizione al digitale e gli operatori degli uffici relativi. Allora, come vi dicevo all'inizio, approfondiremo in questa edizione ancora le novità del piano triennale per l'informatica 2021-2023 di Agid, facendo particolare riferimento al format per l'elaborazione del piano e alla fase di monitoraggio. Sono con noi gli esperti che avete conosciuto anche nella precedente edizione. In particolare oggi ci saranno Antonio Tappi, Stelio Pagnotta, Nicola Veglianti. Gli altri docenti che appunto avete conosciuto sono Daniela Romano e Federica Ciampa, che vedremo nei prossimi due webinar. Il prossimo webinar, come questo, si terrà venerdì prossimo 8 aprile, mentre il terzo lo abbiamo portato un po' più avanti per non accavallarci con le feste e quindi si svolgerà martedì 26 aprile. Sarà l'unico che si svolge di martedì. Vi ricordo che per avere l'attestato bisogna partecipare a due webinar su tre. L'attestato verrà rilasciato alla fine del ciclo di webinar e chi ne avrà diritto lo riceverà direttamente all'indirizzo della posta elettronica, di posta elettronica che ha indicato al momento dell'iscrizione. Altra cosa che vi ricordo è che in questo spazio, dopo le comunicazioni dei docenti, voi sapete che potete porre delle domande in chat. E alla fine, diciamo, delle comunicazioni c'è una parte dedicata proprio alle risposte che vi daranno direttamente i docenti e quindi vi invito quando appunto avete domande da fare a scriverle in chat e noi le selezioniamo e poi le poniamo ai docenti alla fine della loro comunicazione. Allora io mi taccio e do la parola subito a Stelio Pagnotta di Agid. Stelio, se provi a parlare, vediamo se ti Sì, sentiamo. ciao Patrizia, grazie, Vedere se buongiorno a tutti. vediamo. Grazie. Ok, benissimo. Allora, buon webinar. Buongiorno a tutti. Innanzitutto mi presento brevemente. Come ha anticipato Patrizia, sono un collaboratore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, dove insieme ai colleghi che ci saranno oggi, alle colleghe che faranno parte dei prossimi incontri, curiamo la redazione del piano triennale per l'informatica. Come molti di voi sapranno, negli ultimi mesi del 2021 è stato adottato l'aggiornamento del piano triennale per l'informatica, quindi quello che sostanzialmente copre gli anni 2021-2023. Si è trattato di un aggiornamento per alcuni versi particolarmente rilevante. Perché abbiamo anche avuto modo di vedere nello scorso ciclo che il piano triennale 2021-2023 comincia anche a recepire alcuni degli ambiti in cui poi opera anche il PNRR, ed è stato diciamo, un aggiornamento importante anche perché è stato il primo piano triennale redatto dopo la modifica del CAD che ha introdotto l'articolo 18 bis, quindi relativo agli obblighi di transizione al digitale. Tra l'altro, diciamo, ne approfitto anche per un momento promotion, ci sarà su questo tema sempre uno specifico
corso che si terrà tra ConAgid e Formez, che è in partenza la prossima settimana. Quindi su questo specifico tema si approfondirà nel dettaglio quello degli obblighi di transizione al digitale previsti dall'articolo 18 bis. Dicevo, quindi il piano triennale per l'informatica 2021-2023 viene adottato negli ultimi mesi del 2021, e in questo ciclo di webinar andremo in particolare ad approfondire due elementi legati al piano, posto che i contenuti sono stati già toccati negli scorsi incontri. Approfondiremo due tematiche: quella del format che le pubbliche amministrazioni devono, cioè che Agid ha messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni per la redazione del piano triennale, e quello del monitoraggio del piano stesso, sia per quanto riguarda il monitoraggio dei risultati attesi e delle azioni del piano, sia per quanto riguarda il monitoraggio della spesa ICT che l'agenzia fa annualmente. Quindi partiamo a In questa prima parte di lezione, cercando di capire che cos'è il format PT, perché nasce e come nasce, quindi cosa ci ha portato sostanzialmente ad adottare uno strumento di questo tipo. Come ho detto, ovviamente il principale riferimento normativo quando parliamo di piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione rimane l'articolo 14 bis del CAD, che tra le funzioni dell'agenzia prevede per l'appunto quella di redazione e successiva verifica dell'attuazione del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Quindi redazione, come abbiamo visto, e verifica dell'attuazione, quindi monitoraggio per quanto riguarda i suoi contenuti. Il piano triennale contiene la fissazione degli obiettivi e dei principali interventi di sviluppo per quanto riguarda la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Viene redatto ed elaborato da Agid ed è adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. Ora, in questo caso è chiaro che, essendoci uno specifico ministro di riferimento, l'adozione avviene ad opera del ministro stesso. Tra l'altro, su questo è importante sottolineare un aspetto. Chiaramente, quando diciamo piano triennale elaborato da Agid, è evidente che non va inteso come il piano triennale di Agid, ma si tratta di un piano di trasformazione digitale che riguarda e che tocca l'intera pubblica amministrazione e che è redatto attraverso un percorso di elaborazione condivisa con i principali attori della governance istituzionale, quindi è diretto il coinvolgimento del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, così come di altri attori quali PagoPA SPA o ad esempio attori titolari di specifici progetti o di specifiche linee di attività. Pensate ad esempio al coinvolgimento del MEF per la piattaforma NoiPA, o comunque al coinvolgimento di tutti quegli attori istituzionali che sono titolari di linee progettuali da approfondire e da toccare all'interno del documento. Arriviamo quindi al format. Diciamo che nel corso di questi anni in cui abbiamo lavorato alla redazione del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, una delle istanze che spesso ci è arrivata da molte pubbliche amministrazioni era quella di ricevere in qualche modo un supporto nella redazione del proprio piano ICT. Diciamo che partiamo dalla premessa che non c'è uno specifico, un diretto riferimento normativo al fatto che le pubbliche amministrazioni debbano redigere un proprio piano ICT. Ci sono dei riferimenti sparsi qua e là, ma non c'è ad esempio un articolo del CAD che richiama questo adempimento. Diciamo che per questo motivo noi, partendo da questa istanza che ci è arrivata dalle pubbliche amministrazioni, abbiamo iniziato a lavorare all'idea di definire un format da mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni e che le pubbliche amministrazioni potessero utilizzare per l'appunto per sostanzialmente fare il proprio piano ICT, un format quindi che le supportasse e facilitasse l'attività di redazione del piano di ciascuna amministrazione, che in qualche modo andasse nella direzione di uniformare i piani triennali delle diverse amministrazioni con il piano triennale Agid, e questo
Perché è importante? Perché chiaramente rendere sempre più omogenei questi strumenti permette di facilitare e di supportare anche le attività di monitoraggio previste all'interno del piano triennale. Quindi diciamo che questi sono stati sostanzialmente gli obiettivi che ci siamo dati nel momento in cui abbiamo iniziato a lavorare all'idea di format di piano triennale. E sostanzialmente diciamo che l'istanza diciamo, è un'istanza che ci è arrivata in qualche modo dal basso, dall'interlocuzione costante con le pubbliche amministrazioni che avevano manifestato spesso questa esigenza. Quindi diciamo, partiamo dal presupposto che il format va letto chiaramente come uno strumento a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Dal punto di vista pratico, quindi come abbiamo lavorato, abbiamo pensato naturalmente di avviare un vero e proprio percorso di coprogettazione con le pubbliche amministrazioni, con una serie di pubbliche amministrazioni che sono state coinvolte realmente nella fase di redazione, partendo chiaramente da uno schema che avevamo definito noi in una fase di prima redazione. In questa slide quindi vi mostro in maniera un po' più dettagliata quello che è stato l'approccio metodologico. Chiaramente, innanzitutto, noi siamo partiti da un'analisi e da un confronto di quelli che erano i piani ECT pubblicati da una serie di pubbliche amministrazioni e chiaramente questo ci ha permesso di capire quali erano i principali punti di forza o i principali punti di debolezza di questo processo. Abbiamo valutato una serie di elementi, quindi abbiamo valutato, per esempio, gli elementi comuni all'interno dei diversi documenti che abbiamo analizzato. Abbiamo individuato una serie di criticità. Da questo punto di vista, poi lo vedrete nel momento in cui vi racconteremo come si compone questo format. Ad esempio, una delle prime difficoltà che abbiamo riscontrato è stato proprio quello di trovare materialmente questi piani ECT degli enti, perché chiaramente, fatti salvi gli obblighi di trasparenza e quindi la pubblicazione in amministrazione trasparente da parte delle pubbliche amministrazioni, non c'era uniformità da questo punto di vista e per questo una delle cose che ad esempio noi proponiamo, una delle indicazioni che diamo alle pubbliche amministrazioni è proprio quella di prevedere all'interno del proprio sito istituzionale una sezione dedicata in cui inserire il piano ICT dell'ente e tutti i principali documenti di trasformazione digitale legati all'ente stesso. Quindi, sulla base di queste valutazioni emerse, abbiamo redatto un primo scheletro, se vogliamo, di format, che abbiamo poi lavorato concretamente con le amministrazioni pilota, attraverso una serie di incontri, operativi che ci hanno portato poi a definire l'attuale strumento, che è quello che abbiamo di recente pubblicato e che andiamo quindi ad analizzare oggi nel dettaglio. Faccio un focus su quelli che sono stati i principali elementi comuni, i principali elementi, diciamo, differenti che abbiamo analizzato nei piani ICT delle amministrazioni, perché chiaramente sono tutti elementi che poi ritroverete all'interno del format e, diciamo, vi permettono di capire come abbiamo lavorato e in che direzione siamo andati. Chiaramente, diciamo che nel momento in cui abbiamo analizzato questi piani ICT degli enti, ci siamo resi conto che nella maggior parte dei casi la struttura, quindi la presenza di una parte introduttiva e di una parte più specifica all'interno dei documenti era sempre rispettata. C'era una certa contestualizzazione. Molto spesso questi documenti erano divisi per aree tematiche, ma ciò che mancava molto spesso era un elemento di ulteriore approfondimento. Molto, in alcuni casi si trattava di documenti che si ponevano ad un livello probabilmente eccessivamente strategico rispetto a quelle che sono le finalità che il piano ICT deve avere. Se pensate al piano ICT, al piano triennale Agid, è chiaro che è un documento strategico, ma che guida operativamente la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, nel senso che se pensate alla struttura del piano triennale Agid, che prevede delle vere e proprie roadmap in cui,
con dei tempi precisi, con dei tempi definiti, si dice cosa deve fare, cosa devono fare le pubbliche amministrazioni titolari della governance, della trasformazione digitale, cosa devono fare tutte le altre amministrazioni, vi rendete conto che è sì strategico, ma è anche un documento molto operativo. Quindi, partendo da questa analisi, quali sono stati gli elementi differenti che abbiamo riscontrato? Innanzitutto, un elemento di difformità che poi nel percorso di redazione abbiamo parzialmente risolto è quello del periodo di pubblicazione non omogeneo. Dico parzialmente poiché chiaramente. È chiaro che essendo uno strumento a supporto delle pubbliche amministrazioni, e trattandosi di uno strumento che si rivolge ad una platea ampia di pubbliche amministrazioni, quindi sia amministrazioni locali che amministrazioni centrali, è chiaro che era difficile poi individuare dei periodi standard di pubblicazione di documenti di programmazione, se tenete presente che molto spesso questi periodi possono essere differenti all'interno delle pubbliche amministrazioni. Un secondo elemento era quello del formato. Chiaramente, come indicazione che diamo è quella di adottare il documento in un formato che sia aperto e accessibile. Da questo punto di vista, poi i colleghi andranno più nel dettaglio, ma vedrete che già nello schema di format che proponiamo. Già nello schema di format che proponiamo, sono rispettate almeno i principi base, dell'accessibilità, quindi sono già presenti, ad esempio, le titolazioni, del documento e così via. Ovviamente, altri elementi differenti erano, come dicevo, la mancanza, dell'individuazione, di risultati attesi, intesi come dei veri e propri target che permettessero delle misurazioni annuali. Molto spesso mancavano delle linee d'azione, quindi mancava una vera e propria roadmap di azioni che l'ente avrebbe dovuto adottare. E un ulteriore elemento di difformità era spesso l'assenza della definizione delle strutture owner delle singole linee d'azione. Naturalmente, probabilmente questo è un elemento che incide in qualche modo di più sulle amministrazioni grandi, sulle amministrazioni centrali rispetto alle piccole amministrazioni, però anche da questo punto di vista, per quanto riguarda l'organizzazione e la pianificazione interna all'ente, è molto importante capire quale ufficio piuttosto che quale unità organizzativa sia responsabile di una specifica linea d'azione piuttosto che di un'altra. Quindi diciamo che siamo partiti da questa analisi che ci ha permesso di individuare questi elementi chiave di riflessione. E come abbiamo proceduto? Partendo da queste riflessioni, abbiamo condiviso queste riflessioni con un gruppo pilota di amministrazioni, quindi abbiamo condiviso queste prime indicazioni, queste prime analisi che avevamo fatto, e abbiamo poi con ciascuna amministrazione pilota, abbiamo fatto una serie di incontri realmente operativi, in cui abbiamo realmente scritto pezzi di format con ciascuna di queste amministrazioni. Con ognuna di queste amministrazioni sono stati fatti due incontri, diciamo, diretti, più altri incontri chiaramente di plenaria con tutte le amministrazioni che hanno fatto parte del percorso di coprogettazione. Sottolineo che, diciamo, ci piace sottolineare questa cosa della coprogettazione perché non è stata una sperimentazione, nel senso che non abbiamo dato alle amministrazioni un prodotto diciamo predefinito chiedendo loro un feedback, ma siamo partiti veramente da uno scheletro e abbiamo lavorato con le amministrazioni con l'obiettivo di arrivare ad una struttura condivisa. Tra l'altro, diciamo che anche in questa fase, nel momento in cui questo format è stato pubblicato, come diciamo indicazione generale, c'è cioè quella di considerare questa fase ancora un po' sperimentale, nel senso che siamo aperti ad accogliere indicazioni, istanze da parte delle pubbliche amministrazioni che proveranno ad utilizzarlo per poter arrivare
ad un modello che sia sempre più condiviso, ma che sia soprattutto utile alle amministrazioni, che si adatti bene alle esigenze delle amministrazioni. Poi anche qui, nella seconda parte del webinar, si andrà nel dettaglio di quelli che sono i prossimi passi, ma per noi, da questo punto di vista, è importante, ad esempio, ricevere feedback da parte delle pubbliche amministrazioni che hanno iniziato ad utilizzare questo strumento, sia in termini di elementi positivi che in termini di criticità. Di alcune criticità siamo assolutamente consci, come dicevo, quella ad esempio del periodo di pubblicazione, pure vedevo già una domanda relativa al PIAO. Chiaramente siamo diciamo, consapevoli che ci sono ancora alcuni pezzetti da mettere a posto, ma anche in qualche modo con le istanze che ci arrivano dalle amministrazioni, come abbiamo fatto fino a questo punto, vorremmo provare a farlo anche nel corso dei prossimi mesi. Faccio un passaggio anche su quelle che sono state le amministrazioni coinvolte. Come dicevo, questo format è rivolto ad una diciamo, platea più ampia possibile di amministrazioni, per cui diciamo, abbiamo cercato di coinvolgere amministrazioni di diversa provenienza, quindi sia centrali che locali, diverse anche per dimensioni, anche per capire quali possono essere le problematiche che amministrazioni diverse tra loro possono avere. Quindi diciamo che sostanzialmente l'obiettivo era quello di raccogliere esperienze ed esigenze anche diverse tra loro per poter arrivare ad uno strumento che fosse diciamo il più possibile adattabile alle diverse amministrazioni. Quindi partendo cioè, all'esito di questo percorso di sperimentazione, cosa abbiamo tirato fuori, che è poi quello che si approfondirà in questo webinar dopo il mio intervento, una guida alla redazione del format che contiene delle indicazioni di redazione e degli esempi pratici a supporto delle amministrazioni. Quindi la vedrete ora nel dettaglio, ma sostanzialmente diciamo che la guida in qualche modo fornisce indicazioni su come strutturare il documento, come scrivere un capitolo, come scrivere un risultato atteso, quindi un indicatore sostanzialmente di risultato, come scrivere le linee d'azione, proprio con l'obiettivo di provare a guidare le amministrazioni in questo processo. Tra l'altro, all'interno della guida abbiamo provato anche a fornire delle indicazioni proprio sul processo, sul percorso di redazione che una pubblica amministrazione deve seguire proprio per schematizzare le diverse fasi che possono essere necessarie nella redazione di un documento che è comunque molto, molto complesso, poiché deve raccogliere tutti gli elementi che attengono alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione. E accanto a questa guida abbiamo poi predisposto un vero e proprio schema che riporta esemplificativamente la struttura dei capitoli del piano triennale. Quindi si parte in sostanza da un sommario predefinito e per ogni capitolo è riportato uno schema di struttura del piano di struttura per la redazione del capitolo stesso. Sostanzialmente questi sono i due output che abbiamo diciamo realizzato alla fine di questo percorso di coprogettazione e siamo arrivati alla pubblicazione di questi output all'inizio del 2022, quindi ora non so se nella platea dei partecipanti al webinar c'è qualcuno che ha già avuto modo o di qualche amministrazione che ha già avuto modo di confrontarsi con questo strumento, diciamo, sia con la guida che con lo schema. Come dicevo, chiaramente ci farebbe anche piacere ricevere da parte delle amministrazioni dei feedback e siamo assolutamente a disposizione da questo punto di vista. Ho fatto questa premessa sul percorso, diciamo, di coprogettazione proprio per sottolineare l'importanza
che abbiamo provato a dare al rapporto con le amministrazioni in questo senso è proprio per sottolineare il fatto che si è trattato di un percorso che abbiamo provato a condividere il più possibile con le amministrazioni, proprio come dicevo, con l'obiettivo di fornire uno strumento che possa essere utile alle amministrazioni. Quindi ora interverrà il collega Nicola Veglianti, che andrà nel dettaglio del format, quindi sostanzialmente diciamo, vi illustrerà pezzetto per pezzetto quelli che sono gli elementi che costituiscono il format. E io vi ringrazio e mi stacco, naturalmente rimaniamo a disposizione poi per domande o qualunque curiosità. Buongiorno a tutti, sono Nicola Veglianti e come dottor Stelio Pagnotta faccio parte del gruppo relazionale del piano triennale come consulente in AGID. Prima di iniziare ribadisco l'invito che ha fatto anche più volte il mio collega, anche magari durante la sezione delle domande, siamo aperti a ricevere suggerimenti e istanze, ad avere già le prime vostre primi feedback da poter poi magari prendere in considerazione per migliorare i documenti che sono stati pubblicati. Passiamo quindi ad andare a vedere il primo output che ha presentato il mio collega, ovvero la guida. Poi successivamente l'altro mio collega, Antonio Tappi, vi darà un excursus su quelli che sono stati i documenti pubblicati e quindi anche il format effettivo su che possa essere appunto lo scheletro in cui poter dare vita al vostro piano triennale. Com'è composta la guida? La guida sostanzialmente è costruita su tre pilastri fondamentali: le istruzioni generali, che per riprendere un po' il mantra che ha poi portato alla nascita del format PT, hanno l'obiettivo di uniformare e facilitare sia le attività redazionali che quelle di pubblicazione. Poi ha un corpo centrale che, lasciatemi dire, è la parte clou del documento, che è quella che dà le indicazioni per andare a costituire poi le tre sezioni fondamentali del documento dell'amministrazione, quindi dar veramente vita al piano triennale dell'ente. E poi abbiamo ipotizzato, anche in base alle nostre esperienze, un percorso di redazione, ovvero un iter che possa accompagnare il documento sia dalle prime fasi, quindi dalla raccolta dei primi risultati, fino alla prima stesura, per poi passare all'approvazione del documento e alla sua vera e propria pubblicazione. Come vedremo, questa è una guida che è nata, e come è già stato detto, grazie anche alla collaborazione e all'interazione con alcuni enti, ma ovviamente ogni ente ha le sue necessità, le sue caratteristiche, e quindi questo documento ha lo scopo di fornire gli elementi costitutivi, quelli base, ma che non debba essere poi solamente un diktat, ma ci sarà anche la possibilità di personalizzare dove è necessario. Passiamo innanzitutto appunto alle istruzioni generali, che come dicevo hanno l'obiettivo di uniformare e di facilitare. Sono da un lato indicazioni per la pubblicazione. Come accennava il mio collega, noi abbiamo già trovato la difficoltà, era difficile trovare e recuperare la documentazione delle varie amministrazioni. E quindi il primo suggerimento che vi diamo è quello di prevedere una sezione del sito istituzionale in cui poter inserire il documento una volta finito, ma non solo. Potete anche vederlo nell'esempio nel sito Agid successivamente con il mio collega Tappi, poter inserire anche tutta la documentazione correlata al piano stesso. Noi, ad esempio, oltre al piano, pubblichiamo lo stato di avanzamento delle linee d'azione, il monitoraggio, il report sulla spesa. Inoltre, il documento, una volta finito, dovrà essere pubblicato in un formato aperto e accessibile e possibilmente con un indice interattivo che faciliti in qualche modo la navigazione all'utente per poterlo consultare. Inoltre, un'altra indicazione per la pubblicazione, che in un certo senso fa da trade union con le indicazioni operative, è quella di inserire il logo dell'amministrazione. Perché questo? Perché possa aiutare in maniera univoca e immediata, ide possa in fa far identificare in maniera univoca e immediata l'autore del documento. Autore del documento che dovrà essere anche esplicitato nel titolo del piano triennale. Come vedete, abbiamo previsto che il titolo sia piano triennale per la transazione digitale, il triennio di riferimento e il nome della pubblica amministrazione. Cosa molto importante è che oltre al titolo venga esplicitato un sottotitolo. Perché questo? Perché questo possa dare subito visibilità alle basi sulle quali è stato poi redatto il documento, su qual è il piano di
piano triennale AGID su quale si fa riferimento e su quale è stato poi implementato il proprio piano. Inoltre, sembrerà banale, ma non è stato facile, cioè è stata una delle difficoltà, delle diversità tra i vari documenti che abbiamo indagato, per arrivare a questo format, è quello di indicare la data di pubblicazione della copertina. Molte amministrazioni non lo inserivano, invece è importante perché funge un po' da marca temporale e dà anche l'idea di quale possa essere poi l'orizzonte temporale futuro su quale si andranno a compiere le azioni previste. Inoltre, gli ultimi due aspetti, ma approfitto per passare alla slide successiva che abbiamo due esempi, è quello di strutturare, e lo vedremo, tenetelo a mente, lo vedremo breve, lo vedremo meglio successivamente, è di non dare il nome dei capitoli delle componenti tecnologiche usando la nomenclatura di AGID, quindi ovvero servizi, dati, piattaforme, infrastrutture, servizi, sicurezza e interoperabilità. Ovviamente senza tralasciare le peculiarità dell'amministrazione, e inoltre prevedere un elenco di acronimi, magari all'inizio del documento o alla fine, che possa aiutare il lettore, anche chi magari si approccia a queste tematiche per la prima volta, a poter comprendere meglio ciò che è scritto nel piano, ma allo stesso tempo dare la possibilità all'amministrazione di utilizzarli durante le fasi di redazione, in un certo senso anche per snellire quello che è poi il corpo del documento. Diciamo che chiuse queste istruzioni, che potrebbero sembrare ovvie, ma vi assicuriamo che non lo sono, perché da esperienza, per quello che abbiamo riscontrato per arrivare alla redazione del format, passiamo al corpo centrale. Il corpo centrale, ovvero come dovrà essere effettivamente strutturato il piano dell'amministrazione. Esso deve contenere sostanzialmente tre sezioni. La prima è un'introduzione, in cui qui potete vedere sottolineati gli aspetti fondamentali che deve contenere l'introduzione del documento, cioè il contesto in cui opera l'amministrazione, quali sono le attività che svolge, quali sono le responsabilità, chi ha le responsabilità, quali sono gli obiettivi che si è prefisso e soprattutto, poi lo vedremo in maniera specifica in altre due parti, descrivere un po' qual è l'ufficio per la transizione al digitale. Come dicevo, l'introduzione, quindi, oltre la cosa principale da fare è quello di andare a definire i contorni in cui opera l'amministrazione, e per farlo bisogna andare a descrivere quali sono le caratteristiche sia sotto l'aspetto normativo sia sotto l'aspetto organizzativo. Inoltre, perché fare questo? Perché sostanzialmente aiuta il lettore e non solo a comprendere meglio e giustificare, o meglio comprendere meglio, le decisioni e le scelte strategiche che l'ente sta facendo e che vorrà fare. Di questo sottolineare la parola contesto organizzativo, perché è molto importante in questa sezione andare nel dettaglio per quello che riguarda l'ufficio del responsabile per la transizione digitale, andando a descrivere com'è costituito, quali sono le sue attività e quali sono soprattutto le sue responsabilità, e poi sottolineare la parola scelte strategiche, perché ovviamente l'amministrazione, dopo averle decise, potrà, anche facendo ricorso a degli strumenti di self-assessment, facciamo l'esempio analisi SWOT, ormai uno strumento molto diffuso, oppure facendo anche riferimenti a trend di mercato, andare a giustificare quali sono state le sue scelte e quali magari anche descrivendo alcune delle sue iniziative progettuali già avviate o che sta per avviare. Tutto ciò perché ovviamente l'amministrazione avrà degli obiettivi da raggiungere nel suo triennio di riferimento, e quindi è necessario andare a descrivere gli attori e le azioni che si devono svolgere. Poi, in maniera molto più pragmatica, dovrà essere anche indicata la spesa complessiva, ovvero quanto costa raggiungere quegli obiettivi anno per anno, qual è stato lo sforzo, l'effort, non solo umano, ma appunto anche economico, per raggiungere determinati obiettivi. Dopo questa introduzione, che è già abbastanza corposa per le informazioni che deve contenere, si entra nel vivo del piano dell'amministrazione, che poi sarà il format del piano dell'amministrazione. Esso dovrà contenere un capitolo, come dicevo poc'anzi, un capitolo per ogni componente tecnologica, quindi facendo riferimento al modello strategico di AGID, quindi ci sarà un capitolo per i servizi, un capitolo per i dati, un capitolo per le piattaforme e così via.
Ovvio, come anticipato precedentemente, ci sono le peculiarità delle varie amministrazioni, quindi ciò non obbliga di doverne fare su tutti, ovviamente tutti, ne potrà mancare uno. Ciò non vieta neanche di prevedere ulteriori capitoli relativi a temi progettuali di interesse dell'amministrazione, ma magari non contemplati da Agid. Oltre a questo, ovviamente, molto importante, ci sarà anche un capitolo non tecnologico, quindi legato alla governance, che ha. Anche qui potete vedere dove sarà, lo vedremo alla fine del mio intervento. Verrà ribadita la figura dell'RTD, in cui sarà necessario descrivere sotto certi aspetti anche quali sono le azioni interne per rafforzare le competenze digitali e anche come interagire con gli stakeholder esterni. Ora, come va costruito un capitolo? La cosa principale è ovviamente il titolo, come detto. Preso preferibilmente con la nomenclatura del piano triennale Agid. Successivamente ci sarà una parte in cui descrive gli obiettivi e il contesto normativo. Quindi, oltre a fare riferimento alle norme sottostanti a determinate decisioni, vanno anche previsti determinati obiettivi. Ovviamente gli obiettivi da soli non bastano, gli obiettivi devono essere raggiungibili e per essere raggiungibili devono essere misurati. Quindi ad essi devono essere correlati dei target, degli indicatori quali quantitativi, vedremo, ci sarà un esempio nella prossima slide, che possa aiutare e supportare l'amministrazione nel valutare lo stato di avanzamento e l'effettivo raggiungimento del risultato. Successivamente ci sarà anche una parte sulla roadmap delle linee d'azione specifiche, che come diceva il mio collega poc'anzi, è una delle aree che mancava. Soprattutto mancavano nei documenti che abbiamo esaminato, che deve contenere le azioni specifiche che l'amministrazione deve compiere per aggiungere effettivamente agli obiettivi che si è data nella parte precedente. Infine, abbiamo previsto, perché ci è sembrato utile non solo all'amministrazione, ma anche a noi o a chiunque altro possa leggere il documento dell'ente. È quello di prevedere una parte in cui l'ente, l'amministrazione possa descrivere quali sono state le sue esperienze, non solo positive, ma anche le difficoltà che ha riscontrato, quali sono state le soluzioni che ha intrapreso, oppure quali sono state le aspettative disattese, o quali sono state le soddisfazioni incontrate durante il percorso di trasformazione digitale. Come dicevo, adesso vediamo un esempio di come poter costituire un obiettivo, costruire un obiettivo con dei risultati attesi. In questo caso, se poi volete fare, se vi è capitato di leggere il nostro piano triennale o lo farete a breve, se volete un riscontro, questo è un esempio che prende spunto dagli RA del capitolo 1, dell'obiettivo 1, in cui appunto le amministrazioni pubbliche devono rilasciare dei software open source. E abbiamo ipotizzato, come vedete con dei numeri ovviamente semplificativi, come possa essere costruiti. Una volta che l'ente avrà identificato qual è il suo numero di software rilasciati al momento della redazione del piano, prevedere negli anni successivi quanto debba essere il loro incremento. Ora, come vedete, questo è un risultato sia quantitativo e sia in una logica rolling, ovviamente può trascorrere negli anni. Ciò non vieta che ci saranno anche degli obiettivi in una logica on-off, l'ho raggiunto o non l'ho raggiunto, come possono essere i due successivi. Ho attivato Web Analytics, sì o no? Ho completato il mio assessment dei servizi, sì o no? Quindi diciamo che i risultati possono avere diversi aspetti, diverse forme, possono essere sia qualitativi, sia quantitativi, possono essere rolling oppure possono essere one shot. Oltre appunto agli RA e agli obiettivi, per raggiungere questi obiettivi l'ente dovrà compiere delle azioni e per farlo devono essere previste delle linee d'azione. In questa sezione, che sotto certi aspetti è più articolata rispetto a quella dei risultati, come vedete, le linee d'azione devono contenere, oltre al titolo, quindi banalmente cosa deve essere fatto, in questo caso nel nostro esempio, la pubblicazione della dichiarazione di accessibilità, descrivere quindi effettivamente step by step quali sono le attività operative da compiere per arrivare al conseguimento dell'azione e ovviamente legato a ciò. Prevedere una deadline dei tempi, quindi entro quanto, un orizzonte temporale, perché ovviamente senza un orizzonte temporale le attività si prolungano all'infinito senza poi arrivare a conclusione. E cosa molto importante,
e come diceva il mio collega, molto spesso mancavano nei documenti che abbiamo esaminato, identificare un preciso owner, chi è che si occupa di compiere colazione, chi è responsabile di portarlo a compimento. Ovviamente anche qui, come nell'altro caso, in maniera molto pragmatica, va anche indicato quant'è il costo di quell'azione, indicare quindi il capitolato di spesa di riferimento, oppure indicare comunque un'indicazione qualitativa della fonte, se sia comunque nazionale, europea, in cui rientrano queste attività. Ripeto, questa è stata una delle parti magari più non sottovalutate, meno trattate nei documenti che abbiamo individuato, ma forse anche quella più fondamentale, perché ovviamente senza indicare e definire delle azioni ben precise è complicato poi raggiungere degli obiettivi che si è dati. Qui vediamo due esempi sostanzialmente. Anche qui, se volete poi fare avere un riscontro con il nostro piano quando lo leggerete o l'avete letto, in questo caso è la CAP 1PA01, la 01, in cui appunto le amministrazioni devono pubblicare le statistiche di utilizzo dei propri siti e poi, in base alle proprie necessità, aderire o meno a Web Analytics. Quindi, data questa lineazione, data quest'azione da compiere, quali sono le attività operative? Innanzitutto l'amministrazione deve mappare quali sono i propri siti, perché magari oltre a quello istituzionale ne ha altri, definire dei KPI di riferimento, quindi per identificare effettivamente quali sono i numeri dell'utilizzo dei propri siti, e poi, qualora ne abbia necessità o volontà per migliorare il proprio servizio da un punto di vista digitale, avviare il processo di adesione a Web Analytics. In questo caso la deadline dei tempi abbiamo ipotizzato un ottobre 22, ma come potrete vedere è esemplificativa, perché poi, come potrete vedere nel nostro piano, queste attività sono in corso da settembre 2020. E anche qui abbiamo ipotizzato che il responsabile possa essere l'RTD. Ovviamente non deve essere tutto in capo all'RTD, abbiamo usato in maniera semplificativa. E anche in maniera semplificativa abbiamo indicato come fonte di una fonte di finanziamento nazionale. Un altro esempio, per vedere che magari è anche più importante, visto che è quasi obbligo per l'amministrazione. Infatti, quella deadline che vedete, settembre 22, non è facoltativa, è una deadline del piano triennale di AGID. Le amministrazioni dovranno pubblicare la dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti e web app mobile. In questo caso, anche se volete ritrovarla nel nostro piano, è la CAP 1PA20. E anche qui abbiamo descritto quali sono le attività per arrivare a fare la dichiarazione di accessibilità, ovvero effettuare le verifiche, dotarsi di rendere disponibile un meccanismo di feedback per consentire agli utenti di segnalare eventuali casi di inaccessibilità o anche altri problemi di varia natura, e poi compilare la dichiarazione. Anche in questo caso, prendetelo sempre in maniera mai semplificativa, abbiamo identificato come il responsabile l'RTD, e come fonte di finanziamento una fonte nazionale. Terza sezione, che anche se a conclusione, sotto certi aspetti, fa anche da cappello e racchiude e fa la sintesi a tutto ciò che abbiamo visto, perché comunque, come ha anche anticipato il mio collega, il piano non è solo un documento strategico, ma anche operativo. Da quando nella sezione della governance va ribadita la modalità di governance adottata dall'RTD e dal team, soprattutto in ambito del monitoraggio. Monitoraggio che, come abbiamo detto, poi avremo anche un webinar ad hoc, il prossimo webinar sarà sul monitoraggio. Quindi, in questo capitolo, identificare quali sono gli strumenti per arrivare al monitoraggio dello stato di attuazione delle linee del piano e anche, perché no, quali sono le iniziative svolte dall'ente per rafforzare e consolidare le competenze digitali all'interno dell'amministrazione. E per quali sono i servizi verso i cittadini e le imprese attraverso i quali entrare in relazione con essi. Tutto ciò perché? Perché poi gli obiettivi sostanziali del piano, oltre a raggiungere determinati obiettivi, sono anche quelli di conseguire una migliore efficienza dell'amministrazione stessa e di entrare in raccordo con il territorio e di avere un'interazione costante con gli stakeholder. Cosa molto importante, lo vedete anche qui e ribadisco sul monitoraggio, noi abbiamo anche in base alle nostre esperienze ipotizzato questo iter co di costruzione del documento che lo possa accompagnare dai primi passi fino alla vera e propria pubblicazione. Non si può non partire dal SAL delle attività o da altri documenti di pianificazione precedenti, perché
Perché prima di redigere il proprio piano bisogna vedere cosa si è fatto e cosa si è raggiunto. Anche noi, e lo vedremo nel prossimo webinar, prima di iniziare la redazione del prossimo piano, stiamo raccogliendo i risultati che si sono raggiunti sui target del piano precedente. Quindi prima si mette un punto a ciò che è stato fatto e poi si comincia a pensare a cosa si possa fare nel triennio successivo. Una volta raccolti i dati, vanno definite, passatemi il termine, vanno definite attività di backup, le attività sporche sostanzialmente, chi si occupa di cosa, qual è il team di redazione, se ci sono degli attori interni sicuramente da coinvolgere, chi sono, se ci sono degli attori esterni da coinvolgere, se è il caso di coinvolgere, quali sono le modalità di stesura. In questo caso speriamo di avervi dato una mano con il format, poi sarete voi a dircelo. Per giungere poi alla prima vera e propria stesura, che sostanzialmente si compone dell'analisi dei SAL, cioè quindi una volta raccolti i risultati si fa un'analisi di quello che si è raccolto, si raccolgono le esigenze interne e ribadisco, ogni amministrazione ha le proprie peculiarità e le proprie necessità e si iniziano ad elaborare i contenuti. Una volta nata la prima bozza viene condivisa. Se, ovviamente la condivisione non dovrà essere fine a se stessa, ha comunque l'obiettivo di raccogliere feedback sia dai colleghi e se ci sono stati degli attori esterni anche avere dei feedback da parte loro, perché poi l'arricchimento avviene anche con l'interazione con gli stakeholder cioè, e ovviamente con gli organi di vertice per vedere se tutto quadra. Tutto questo per arrivare alla stesura finale. Stesura finale che anche qui, in questa fase, comincerà anche a nascere le prime elaborazioni grafiche, le prime idee di pubblicazione. Una volta poi approvato il piano triennale, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale. Qui mi ricollego a quanto detto precedentemente. Ovviamente la pubblicazione è auspicabile che avvenga in una determinata area del sito, quindi facilmente raggiungibile dall'utenza, e che possa avere un formato accessibile, facilmente navigabile. Ovviamente non vi nascondo che questo percorso non è lineare, probabilmente queste curve rappresentano bene il percorso, non è semplice, molto spesso. Passatemi il termine anche qui, un po' come il gioco dell'oca, si arriva a un determinato punto per poi dover tornare indietro perché si è accorti di essersi dimenticato qualcosa, di non aver preso in considerazione altro, ma comunque permette all'amministrazione di arrivare in tempi relativamente rapidi a giungere a conclusione e a pubblicare quali sono le sue finalità e i suoi obiettivi. In questa slide, appunto, sostanzialmente parla di ripercorre quello che ho appena detto. Come vi ribadisco, questa guida ha l'obiettivo di essere una facilitazione, un supporto, proprio per riprendere il tema, la mission di questo format. Abbiamo messo anche a disposizione, adesso poi lascio la parola al mio collega che ve ne parlerà in maniera più dettagliata, oltre a questa guida abbiamo provato anche a rilasciare un vero e proprio documento, uno schema, uno scheletro che possa aiutarvi o almeno trovare il lavoro già impostato per poter andare più spediti e essere più agevolati nella compilazione del documento. Io vi ringrazio e lascio la mia parola ad Antonio Tappi, che come detto vi illustrerà i prossimi step e vi descriverà in maniera più dettagliata le tipologie di documenti. Ok, buongiorno, scusate la voce, diciamo un po' cavernicola, ma è un problema di piccolo raffreddore. Quindi scusatemi la cupezza, ma non è l'atmosfera, è proprio la voce. Quindi, anzi, è un piacere, insomma, essere qui. Faccio parte anch'io del gruppo di lavoro di redazione del piano triennale per l'informatica in Agile. Insieme ai colleghi, insomma, abbiamo costruito un po' quelli che sono diciamo, gli elementi, insomma, oggetto oggi della nostra chiacchierata, del nostro
webinar. Come hanno diciamo, illustrato dottor Pagnotto, dottor Veglianti, in precedenza, siamo partiti, quindi faccio un piccolo riepilogo partendo da una coprogettazione, quindi alcuni obiettivi che sui quali volevamo arrivare insieme alle PA Pilota. Siamo arrivati a, diciamo, sviluppare una guida e sviluppare poi un format di cui adesso io vi darò alcuni elementi per entrare poi nell'operativo, perché di fatto, diciamo, questa iniziativa, il progetto, diciamo, di dare degli strumenti a disposizione delle pubbliche amministrazioni è un po' l'obiettivo che ci poniamo quando svolgiamo alcune di queste attività. Ovviamente questa è un'attività assolutamente in progress, come il percorso che è stato fatto, è stato, diciamo, partecipato, l'esortazione, diciamo, l'invito che faccio a tutti è quello di continuare un po' a partecipare, a darci i vostri feedback, i vostri consigli, diciamo, le vostre osservazioni, per andare poi a completare questo lavoro nel miglior modo possibile rispetto a quello che poi è il desiderato da parte delle amministrazioni, perché questi sono strumenti, no, che le vengono di fatto rilasciati a supporto del lavoro quotidiano che ognuno di voi deve svolgere. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati al momento della pubblicazione e diffusione di questo format del piano triennale. Siamo arrivati attraverso un determinato percorso. Vi abbiamo anche, diciamo, poi illustrato un modello, che è quello del percorso di redazione, che è assolutamente importante capire il flusso di lavoro che poi c'è all'interno dell'amministrazione, perché gli strumenti, appunto, sono strumenti, i procedimenti interni e come costruire poi un percorso di lavoro di un certo tipo diciamo, poi l'effettiva difficoltà che si può trovare all'interno dell'amministrazione. Abbiamo pubblicato quindi il format. Abbiamo pubblicato a febbraio, proprio in concomitanza con il precedente webinar, a cui penso alcuni di voi o molti di voi penso abbiano seguito. L'abbiamo pubblicato in una prima versione che era molto schematica, e poi l'abbiamo sviluppato per, diciamo, per vedere quello che oggi avete disponibile, che ora andiamo a vedere. Le prossime fasi quali sono operative? Quella di in questo periodo, diciamo, di fatto sarà un periodo di test, di osservazione, diciamo, da parte nostra, centrale di osservazione di quelli che possono essere, diciamo, i feedback, possono essere tutti i miglioramenti che ne derivano, oltre che a pensare, insomma, noi internamente ci aspettiamo appunto che il test da parte delle amministrazioni che utilizzeranno il format del piano triennale ci segnalano. Questo periodo di test, che è previsto, ora che siamo in aprile, fino più o meno, diciamo, all'estate, ci permetterà di avere ulteriori elementi per andare a progettare, perché quello poi, diciamo, è l'obiettivo finale, a progettare un format che sia un format del piano triennale online. Quindi dal documento che oggi avete a disposizione proveremo a progettare una soluzione informatica, una soluzione online che faciliti poi la redazione. Di fatto oggi che cosa abbiamo a disposizione? Sul sito di Agid, nella pagina del piano triennale, rispondo anche a qualche domanda, visto che è arrivata in riferimento a questo. Nella pagina del piano triennale, di cui il link vi è stato, mi sembra, messo in chat, puoi trovare, nella parte, scorrendo tutta la pagina, nella parte in fondo, il contenuto, sul format del piano triennale, dove troverete disponibile, quindi scaricabili, la guida per la redazione del format, con le indicazioni operative e le note per la redazione che sono state prima illustrate dal collega Nicola, dove quindi diventa la nostra linea guida per poi poter comporre nella maniera più opportuna il documento piano triennale. E poi avete a disposizione questo modello della redazione del piano ICT, che è il format vero e proprio.
Ad oggi questi due documenti nella slide sono quindi dei documenti Word in cui, che aiutano le amministrazioni ad avere un quadro complessivo, o meglio un supporto a come operare per redare il piano triennale. Il format in sé per sé è attualmente questo secondo documento che vedete ed è fondamentalmente ve lo mostro in questa slide, è uno schema redazionale. Quindi voi attualmente potete, diciamo, abbiamo messo a disposizione la guida che ci dà tutte le indicazioni operative per scriverlo, è uno schema redazionale che altro non è studiato, diciamo, progettato insieme qui a pilota rispetto al percorso che vi abbiamo presentato, ed è un documento con ipertesti editabile, ovviamente, perché è un Word che costruisce un po' la base di partenza per iniziare a costruire e a redare il piano triennale. È un documento che ha quindi un indice già prestabilito con ipertesti, quindi ipertestuale, dove cliccate potete andare già al capitolo di riferimento. La costruzione dei capitoli all'interno di ognuno di questi capitoli, di questi contenuti che sono stati previsti, avete anche riportato, diciamo, un po' quella che è una breve sintesi di quello che dovrebbe essere il contenuto all'interno di quello spazio. Ovviamente il format, come tutti i documenti, diciamo, che sono di supporto, ovviamente deve essere fatto proprio, cioè deve essere poi, diciamo, conformato rispetto a quelli che possono essere i contenuti, più o meno come vedete qui i capitoli delle componenti tecnologiche ora sono riportate secondo quello che è lo schema standard. Ovviamente possono essere da 1 a n secondo quali componenti tecnologiche nella vostra organizzazione siano, come dice, siano toccate e quali di queste abbiano, diciamo, poi l'importanza di scrivere, diciamo, di fatto un capitolo. La cosa, diciamo, importante è che, come tutti i documenti che vengono messi a disposizione delle amministrazioni, va studiato soprattutto rispetto al percorso redazionale. Cioè la principale diciamo, vantaggio che oggi potete avere, che spero, insomma, davvero sia un supporto, è quello di partire da una base, quindi non andare a cercare un modello che possa, diciamo, afferire a quello che è il contenuto che dobbiamo scrivere del piano triennale, ma potete partire da una base che va condivisa con tutto il gruppo di redazione. Peraltro, la cosa interessante è anche quella di poter essendo, diciamo, scaricabile dal sito d'Agile, sapete dove sta, sostanzialmente non bisogna andarlo a trovare, ma abbiamo un punto di riferimento comune, e che il più possibile, anche come, diciamo, in questa fase appunto di test che abbiamo avviato oggi stesso, sia importante capire dove secondo voi può essere migliorato, che cosa si può, diciamo, aggiungere e migliorare. Il miglioramento già da parte nostra immaginato è quello di trasferire questo, cioè trasformare questo documento che oggi è uno schema redazionale di Word con tutti i requisiti di accessibilità, quelli di base, minimi che devono essere rispettati. La prospettiva qual è? Quella di rendere disponibile questa versione in un modello online, quindi con una soluzione che possa ancora più accelerare il processo di redazione all'interno della vostra organizzazione, quindi con dei moduli anche autoaggiornati. Facciamo un esempio: un menu a tendina che magari mi riporta banalmente, che ne so, tutti gli acronimi che già per standard vengono inseriti questo tipo, aggiungerne altri, cercare quindi di auto, diciamo, compilare alcuni pezzi del documento con le indicazioni, con una leggenda esplicativa, quindi la guida che oggi trovate in versione documento
scaricabile, potete leggere, e sarà una guida che ci accompagna nella compilazione, quindi una guida online, di quelle, diciamo, suggerimenti alla redazione, passo passo. Fino ad arrivare, diciamo, sostanzialmente a una compilazione, una generazione del documento che avviene attraverso questo form online, che tra l'altro nella progettazione di questa soluzione, di cui gli elementi e requisiti funzionali, ovviamente di contenuto, partono da questo documento di partenza, da questo schema base, ma andranno poi affinati, progettati e ovviamente testati nell'ambiente, diciamo, poi informatico, si andrà a creare, avranno tutti gli ulteriori elementi che ne escono fuori da questa fase di test. L'obiettivo generale è quindi quello di fornire, diciamo, uno strumento che agevoli fortemente poi, diciamo, la redazione. Questo però non significa, questo, diciamo, voglio essere chiaro, che il livello di impegno poi debba cambiare, cioè nel momento in cui ci sarà a disposizione un modulo online, non, come diciamo, lo stesso deve essere uno strumento che anche in questo caso dovrà essere fatto proprio, cioè nel senso dovrà essere poi oggetto del vostro specifico lavoro, insomma, per specifica situazione che andiamo a costruire. Un altro elemento che più che altro una riflessione su tutti gli aspetti che abbiamo un po' affrontato è quello che in tutto quello che diciamo oggi la trasformazione digitale, la digitalizzazione, qui parliamo poi di piano triennale dell'informatica, e di uffici sostanzialmente della transizione digitale, che dovranno essere, diciamo, un po' l'onere di questi processi. È importante capire in qualsiasi, diciamo, flusso di processo qual è l'impatto organizzativo di uno strumento che può essere introdotto nelle amministrazioni va a fare, cioè studiare quindi il flusso, come abbiamo precedentemente visto, di redazione, quindi collocare un po' quello che sono le pedine e costruire all'interno il più possibile, diciamo, un flusso di lavoro di cui poi lo strumento che già oggi avete a disposizione, un documento di base che venga trasferito dai vari soggetti, le varie persone poi lavorano in maniera condivisa allo stesso documento, possa poi generare efficienza all'interno dell'ente, perché la logica è cercare di dare e di fornire strumenti che possano rendere ancora più efficiente e anche migliorare la qualità poi del documento stesso, la qualità del servizio che vado a offrire. In particolare, tutte le soluzioni che vengono poi messe online generano poi dei documenti che in qualche maniera seguono degli iter già prestabiliti, quindi fondamentalmente nella nostra, diciamo, idea di sviluppo di questa piattaforma online, diciamo, poi la forma specifica verrà fuori con lo studio di questi mesi e con un po' il lavoro in progress che stiamo facendo. Dovrà avere un po' una caratteristica di accogliere tutti quelli che sono gli elementi che per noi essenziali e per un piano triennale che abbia, diciamo, tutte le caratteristiche adatte a raccogliere i contenuti, ma dall'altra parte dovrà avere anche, diciamo, tutti gli elementi che magari diciamo, vengono in mente poi nell'utilizzo di questo format, che spero che da subito possiate iniziare a utilizzare, e dall'altra parte provare a capire i flussi interni dell'amministrazione e quindi generare anche con una logica di guida, no? Quella della guida e dello strumento. Abbiamo di fatto questa fase è la fase di diffusione, no? Vi raccontiamo quello che è stato il processo, diciamo, che ha prodotto l'output oggi disponibile per tutti voi, e quello che andremo a fare è anche quello, insomma, di continuare, diciamo, queste attività di diffusione che stiamo facendo attualmente con il Formez, diciamo, e in altri contesti, quello quindi di diffondere anche al vostro interno e tramite, diciamo, tra colleghi,
vari, quello che è oggi penso sia comunque un supporto e un primo passo sul quale lavorare. Ci sono, penso, molte domande a cui cercheremo di rispondere ora in questo tempo rimanente, perché io non andrei, non andrei oltre, anche perché abbiamo completato ampiamente un po' tutti quelli che erano contenuti della giornata di oggi, avendo sintetizzato molto alcuni aspetti, anche perché penso che siano anche abbastanza chiari, e anche in alcuni casi banale raccontarvi alcune cose che poi trovate e dovreste sperimentare effettivamente con la vostra esperienza e mettendovi all'opera. Per cui posso lasciare un attimo la parola a Patrizia e magari andiamo su alcune domande che erano ancora in Sì, stato di allora no, vi volevo soltanto dire che abbiamo raccolto le domande per esperto, quindi gli esperti possono vederle in un box alla destra dello schermo, quindi accordatevi tra di voi su come volete rispondere, perché le domande sono abbastanza numerose. Quindi Ok. non so se vuole cominciare Stelio, a cui ne è rimasta una perché Stelio ha risposto già in chat. Ok. Stelio, se vuoi rispondere a questa e poi passiamo la parola a Nicola e ad Antonio. Sì, prima di rispondere, volevo fare una precisazione perché ho visto che è stato chiesto cioè il riferimento a dove fosse pubblicato il piano Agid. Ovviamente vi abbiamo fornito il link, però la precisazione che volevo fare è questa, nel senso che ovviamente da CAD Agid predige il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione a livello generale, quindi è un piano che vale per tutte le amministrazioni. Non ha, potremmo, cioè, all'interno di questo piano, ovviamente ci sono anche azioni specifiche a carico di Agid, quindi ovviamente fatti salvi tutti i documenti poi di programmazione interna che Agid pubblica, documenti propri che Agid è tenuta a redigere dal punto di vista normativo. Non avrebbe senso fare un piano ICT Agid perché sostanzialmente rappresenterebbe in buona parte una duplicazione di quanto scritto nel piano triennale che opera a livello nazionale. Quindi volevo soltanto disambiguare questa cosa, nel senso che Agid redige il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. L'idea di format nasce perché tante pubbliche amministrazioni nel tempo ci hanno. Ma esiste uno strumento per aiutarci nella redazione? Noi vogliamo scrivere il nostro piano ICT, esiste uno strumento per aiutarci in questa redazione? Il format nasce per questo. Quindi volevo provare a disambiguare questa cosa, non so se così è più chiaro. E l'altra domanda invece rispetto al PIAO, al momento no, nel senso che chiaramente da un punto di vista istituzionale, abbiamo avviato, sono in corso delle interlocuzioni da questo punto di vista, poiché ci rendiamo conto che si tratta di sicuramente di una necessità per evitare che le pubbliche amministrazioni siano costrette a mille adempimenti differenti, che poi l'obiettivo del PIAO è proprio quello opposto. Quindi anche questo. E non so se. Rispetto a qualcuno ci chiedeva Alberto Di Mulo e poi anche qualcun altro che non vedo sulle pubbliche amministrazioni pilota. Diciamo che non abbiamo, diciamo, nel percorso di sperimentazione di coprogettazione non abbiamo pensato di rendere pubbliche, insomma, queste amministrazioni pilota. Naturalmente non c'è alcun problema. Faremo i necessari passaggi istituzionali, ovviamente prima di pubblicarle in una chat di un webinar, facciamo naturalmente un passaggio con loro, ma non c'è alcun problema e poi le renderemo chiaramente pubbliche nel
nella sezione del sito dedicata al piano triennale, però ecco, magari no, non le scriviamo qui in chat, non perché ci sia qualcosa, insomma, di segreto, ma semplicemente per, diciamo, volerle preventivamente avvisare che stiamo per farlo. È semplicemente una cosa a cui non avevamo pensato, ma non c'è nulla di, insomma, da non poter dire da questo punto di vista. Sì, sulle tipologie, leggo che mi rispondeva Fulvio. Come avevamo detto, c'erano delle amministrazioni centrali, c'erano degli enti previdenziali, delle regioni e dei comuni e città metro. Queste erano le tipologie. Ora, se non ricordo male, credo di non averne dimenticato. Non so se hai finito, perché sennò diciamo qualche. Vediamo di ritrovarne alcune sulla nostra chat. Allora, se gli obiettivi devono essere legati al DUP o al PIAO, come ha risposto precedentemente il mio collega, per quanto riguarda il PIAO, al momento non è una parte integrante il piano triennale all'interno del PIAO, ovviamente sono decisioni sui testi, diciamo, probabilmente verranno cambiate le indicazioni, stiamo valutando. Per quanto riguarda, penso che faccia riferimento documento unico di programmazione. Ovvio, lì ha orizzonti temporali differenti nell'arco del mandato. Devono essere, ovviamente, per quanto riguarda il DUP, dove magari devono essere esplicitati gli obiettivi che l'amministrazione si pone di raggiungere nell'arco del suo mandato, perché no, ci può anche essere qualcosa che sia sotto certi aspetti legato all'informatizzazione, alla digitalizzazione dell'amministrazione. Però teniamo a mente che il piano triennale è qualcosa di molto più specifico su una determinata tematica, mentre gli altri magari hanno anche un ampio respiro, un respiro più ampio. Quindi non devono essere identici, non devono, dipende dalle circostanze. È immaginabile che possano essere collegati tra loro, ma non è detto che ci debbano essere riferimenti così stretti al momento. Le tipologie dei nomi della pratica pilota, ha risposto il mio collega. Ecco, anche Veronica Capparelli chiedeva se il DUP è stato già approvato, gli obiettivi non sono uguali. Non vedo il problema, sinceramente. Ripeto, il DUP ha anche un orizzonte temporale differente e anche un respiro molto più ampio. Se non sono state esplicitate tematiche di informatizzazione, di trasformazione digitale dell'amministrazione, non c'è nessunissimo problema. Il piano triennale è nato proprio per dare visibilità su quella tematica e far capire cosa sta facendo l'amministrazione da un punto di vista digitale. Maria Cammarota, spero di averlo ripronunciato bene, abbiamo già un esempio di piano correttamente compilato e pubblicato. Rispetto a quanto riguarda il nostro format, no, siamo in una fase di sperimentazione, le prime PA, soprattutto quelle pilota, così mi ricollego alla domanda di prima, stanno cominciando ad adottarlo. Al momento non l'abbiamo, ci sarà, con le dovute precauzioni, come ha detto prima il mio collega Stelio, cioè che non è il piano triennale di Agid. Però si può prendere come riferimento il nostro piano per capire più o meno come deve essere la struttura e quali sono i contenuti che il piano dell'amministrazione deve contenere. In fondo, il nostro format, che vi ha illustrato il mio collega Tappi, cioè quindi il documento, lo scheletro, sostanzialmente si basa su quello che è il nostro piano, lasciando comunque libertà all'amministrazione. Su questo mi ricollego, avevo visto una domanda che non credo sia stata. Ecco, su Di Ciro Spataro, immagino che sia il punto di riferimento, ma può essere implementato, modificato a livello locale per renderlo più vicino alla narrazione dell'ente nell'ambito transazione digitale. Ovvio, come dicevamo prima, questo documento, questo strumento ha solo l'obiettivo di, non so, ha il duplice obiettivo. Da una parte di uniformare e facilitare, quindi sotto certi aspetti ci sono degli elementi costitutivi minimi che dovranno essere rispettati per comunque consentire a diversi documenti di essere uniformi tra loro e tra loro il nostro documento. Però, come anche sottolineavo durante il mio intervento, ciò non vieta, banalmente, anche nell'aggiunta di un ulteriore capitolo, di andarlo a farlo più su misura, ecco, rispetto a quello che sono le esigenze dell'ente. Vediamo se me ne sono. Ah, c'era la prima, Veronica Capparelli, che chiedeva se c'era un indirizzo mail dedicato per ricevere i feedback.
Ora lo sì, adesso vediamo se riesco, ve lo in chat. Ovviamente con la precisazione che non gli dice, non, diciamo che non è nostro, non aspettatevi un ritorno immediato, ecco, sostanzialmente, non siamo tantissimi, le richieste arriveranno, immagino e speriamo che arriveranno numerose, quindi. Ben lieti di ricevere i vostri feedback, cercheremo di farne tesoro, di implementarlo e migliorare i nostri strumenti. Con l'unica, ecco, vi anticipo, magari anche scusandoci in anticipo, non riaspettatevi un ritorno stra immediato. Ecco. Penso che sia arrivato in chat. Nicola, forse potevo aggiungere rispondendo a alcune domande in fondo di Andrea Vitolo, Ciro Spadari e Antonio Iossa che diciamo, chiedevano un po' di altre informazioni riguardo il formato online. Allora, rispondendo a Antonio Iossa, che peraltro saluto, dovrei, penso, vecchio collega con cui avevamo lavorato ad altri progetti, il format online quando sarà pronto e sviluppato sicuramente sarà reso disponibile a tutte le amministrazioni, quindi verrà reso disponibile come a oggi è disponibile il format diciamo Word in schema. Quello che riguarda Ciro Spataro chiedeva diciamo qual era il livello di personalizzazione. Ovviamente il livello di personalizzazione di ogni amministrazione lo deve fare, quando dicevo lo deve fare proprio, cioè è assolutamente questo uno schema di riferimento standard come base, quindi assolutamente prendetela come una base su cui costruire il vostro piano personalizzato rispetto a quelle che poi sono le esigenze strategiche, specifiche e anche la natura e la tipologia della vostra amministrazione e del contesto in cui vi muovete, perché è ovvio che è diverso rispetto all'ente, rispetto alla dimensione, rispetto alla mission stessa dell'ente. Andrea Vitolo, la risposta rispetto alla conformità di Agile, assolutamente non c'è nessun profilo di conformità del piano del forma del piano triennale. Ovviamente la uniformità, no, il lavoro di progettazione è stato fatto quello proprio per cercare di uniformare i piani triennali delle varie amministrazioni, per cercare di avere poi una lettura anche un po' più comparata, nonché diciamo più o meno con gli stessi leggendo più o meno con gli stessi termini, lo stesso linguaggio e la stessa struttura i vari piani triennali. Quindi il format sta proprio diciamo all'origine il discorso di cercare di avere un'uniformità, ma di sicuro non è che Agid lo può fare per una questione proprio diciamo di risorse, ma né tantomeno ad oggi non ha pensato di sviluppare diciamo una sorta di conformità diciamo del piano triennale rispetto al format. Questo anche in una logica di apertura, no? Cerchiamo di canalizzare, di dare una strada, di dare diciamo, alcuni obiettivi più definiti per dare diciamo, un tracciato su cui muoversi e ovviamente questo, se seguendo questa strada in maniera più diffusa, che più amministrazioni lo fanno, e maggiore sarà la capacità, no, di poter intervenire anche nei miglioramenti stessi, diciamo, di questo format, ma nel piano triennale, diciamo, condiviso dalle varie amministrazioni. E quindi anche da parte, diciamo, nostra c'è tutta la disponibilità a, diciamo, a approcciare un contatto, ma ovviamente non possiamo essere, diciamo, così, cioè non andiamo a certificare i piani. Non so, ragazzi, se voi avete intravisto altre domande su cui. Citazione che vedo che è tornato il DUP, il bilancio previsionale, giusto a scanso dei equivoci. La domanda era se erano diversi. Ovviamente qui concordo in pieno con l'osservazione della dottoressa Roberta Fagioli. Il piano triennale come può essere realizzato se non supportato finanziariamente da un DUP, il bilancio previsionale? Gli obiettivi del piano devono essere quantomeno coerenti. È indubbio, la parola chiave è coerenti. La domanda precedente chiedeva se erano uguali. Ovviamente ci sono delle peculiarità, delle diversità, il respiro temporale è diverso, gli obiettivi sono diversi. Ciò che non deve mancare, ovviamente, è la coerenza. Poi lascio la parola alle altre tue domande. Sono intervenuto, scusa, perché era legata a quello detto. No, ci mancherebbe, siccome sono tante, andiamoci, diciamo, in ordine sparso rispetto a quello che.
Risponderò a due, quella di Emilio Iori, se ho ben inteso. Lui dice praticamente il piano ICT è un output di un sistema di IT governance. È prevista in futuro la proposta di un framework di governance. Se ho ben capito la domanda, diciamo che è stato un tema che ci siamo posti, però poi proprio perché il format in questo caso è rivolto ad una, cioè ad amministrazioni anche molto diverse tra loro, quindi a tutte le amministrazioni, è difficile immaginare una governance unica per tipologie di amministrazioni che sono così diverse tra loro. Diciamo che all'interno del format diamo alcune indicazioni, come quella ad esempio di prestare attenzione al tema delle competenze digitali, così come quello di prestare attenzione al tema del monitoraggio. Non ci siamo spinti oltre proprio per questo motivo, poiché cioè, individuare un framework di governance che potesse ricomprendere diciamo, tutte le diverse tipologie di amministrazione non era possibile. E poi diciamo, diciamo, è stata rilanciata una domanda sulla responsabilità, quindi nel caso di mancato rispetto, nel caso di inadempienza ai sensi dell'articolo 18. Ora, posto che chiaramente per chi di voi ha avuto modo di leggere il regolamento di Agid si sarà reso conto che è comunque improntata ad un modello di vigilanza molto collaborativa, nel senso che l'idea è quella di una collaborazione, di un'interlocuzione con le pubbliche amministrazioni. Come dicevo, partendo da questo presupposto, siccome diciamo, la domanda è molto specifica e nessuno di noi è esperto del tema, visto che è stata poi anche rilanciata, sicuramente proviamo a, insomma, a farci carico della domanda e a passarla internamente anche a chi si occupa della questione per evitare chiaramente di dare informazioni non corrette o non totalmente corrette, posto che, come dicevo, ci sarà uno specifico evento di formazione dedicato a questo tema in cui si approfondiranno proprio i contenuti proprio queste tematiche. Ci sono c'è un ciclo dedicato al tema della cittadinanza digitale, e i primi due incontri sono dedicati proprio a questo. Quindi, intanto comunque ci facciamo carico della tematica. Poi non so se sono arrivate altre domande nel mentre. Questa sul piano triennale, il rapporto con il PA, penso che già risposto. Sì, diciamo che insomma, quello che abbiamo detto è quella che è lo stato dei fatti, cioè lo stato di fatto attualmente. Poi, ovviamente. Vai, scusa, sto finendo. No, stavo Vai, vai. finendo la. No, nel senso che. Cioè, leggevo un'osservazione di Franco Condini sulla necessità chiaramente di dare strumenti e risorse ai piccoli comuni. Chiaramente, ovviamente, questo è diciamo uno strumento che, come è stato detto, supporta la redazione, vuole supportare un processo organizzativo. Chiaramente, poi ci sono tutti i meccanismi specifici, ad esempio, se pensate ai fondi, che ne so, del PNRR. Tutti i meccanismi specifici su PA Digitale 2020-2026, quindi ovviamente sì, è necessario questo percorso, cioè c'è questa necessità, viene fatto per quanto possibile a diversi livelli. In questo caso, se avete visto, ci sono alcuni elementi anche molto semplici all'interno di questo format, cioè questo format è pensato proprio per andare incontro alle esigenze anche di piccole amministrazioni. Naturalmente ci rendiamo conto che risolve, se vogliamo, un problema in qualche modo di natura organizzativa, un problema di natura redazionale. È chiaro che non incide direttamente su questioni che magari possono anche essere ritenute più dirimenti per le amministrazioni, come appunto quello dei fondi o questioni economiche o questioni di risorse in senso stretto. Vai, Nicola. Volevo rispondere a quella nuova e adesso ne vedo. Buongiorno Giuseppe Quartuccio, buongiorno. Nel piano deve essere indicate le necessarie risorse finanziarie, umane. Sì, nella presentazione abbiamo visto che sia nella parte introduttiva andrebbero indicato la spesa complessiva anno per anno per raggiungere determinati obiettivi e soprattutto anche per quanto riguarda le LA, cioè le linee d'azione.
a sottolineare anche il capitolato di spesa, qual è la fonte di finanziamento. Per quanto riguarda le risorse, è ovvio che nell'introduzione vanno contemplate e va anche descritta qual è l'apparato organizzativo dell'ente a supportare tale iniziative strategiche. Alessandro Ferrara chiede: scusate se capisco bene, in questa fase di sperimentazione il piano è obbligatorio, quindi viaggi da un solo un compito di guida. Direi che in questa fase sì, siamo una guida. Porto, che documenti, appunto, i documenti vogliono essere un supporto ad accompagnare le amministrazioni a poterlo redigere, anche chi lo può magari fare per la prima volta. Per quanto riguarda. Provo a dare qualche input sulla domanda invece di Placido Accolla, che ci chiede se il piano deve contenere tutte le LIS previste da AGID o va uniformato sulla base della struttura e delle risorse dell'APA. Chiaramente, in parte a questa domanda ha anche risposto, cioè, Nicola, parlando chiaramente della possibilità di personalizzare il documento anche in base alle esigenze e alle necessità, della pubblica amministrazione. Naturalmente, tenete presente che in alcuni casi il piano finisce per essere, se si pensa ad esempio alle azioni che sono a carico delle pubbliche amministrazioni, in alcuni casi è un raccoglitore di azioni che magari hanno anche un fondamento normativo specifico, quindi posto che chiaramente alcune azioni hanno una loro strada normativa e un loro fondamento normativo e che quindi le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto fare a prescindere dal piano. L'esempio che mi viene in mente, visto che è 1 aprile, è quello ad esempio dell'accessibilità. Non so, penso alla pubblicazione degli obiettivi di accessibilità entro il 31 marzo di ogni anno. In quel caso si tratta di un'azione che è prevista all'interno del piano triennale, ma che viene comunque, ad esempio, cioè che è comunque prevista, ad esempio, è comunque richiamata all'interno delle linee guida relative all'accessibilità, così come tutte le attività connesse invece. Quindi diciamo che in questo caso sì, è ovvio che le pubbliche amministrazioni devono considerare, chiaramente devono tarare gli obiettivi in base alle proprie strutture, alle proprie necessità, posto che chiaramente alcune azioni son necessarie e hanno anche fondamenti specifici normativi. Non so se avete altro da aggiungere Forse sollecitano ovviamente anche il supporto ad enti molto piccoli come gli ordini professionali. Sicuramente sì, naturalmente ovviamente siamo consapevoli delle difficoltà degli enti piccoli anche di riuscire a dare un effettivo supporto ad enti così piccoli. Credo che abbiamo esaurito, credo, tutto. Forse c'è l'Angela dal rispondo Pino ancora. sull'obbligatorietà dell'adozione. Diciamo che può essere più puntuale, stiamo valutando anche adesso in questa fase di sperimentazione, raccoglieremo i feedback, cercheremo di migliorare lo strumento. Porto e probabilmente valuteremo poi dal prossimo anno, ma magari Stelio sarà più preciso di me nel definire Sì, l'argomento. no, nel senso che è corretto anche nell'ottica chiaramente di andare in un percorso di integrazione rispetto ad altri documenti di programmazione che esistono. Avete spesso nelle domande menzionato ad esempio il PIAO, è chiaro che cioè, prima di concludere questa fase di sperimentazione e diciamo, nel momento in cui si rende realmente obbligatorio uno strumento vorremmo farlo. Mettendo però le pubbliche amministrazioni nelle migliori condizioni possibili dal punto di vista dell'utilizzo dello strumento stesso. E allora siamo arrivati, diciamo, ai saluti. Stanno salutando
più o meno tutti quanti. Io ringrazio tantissimo i nostri relatori che sono stati, diciamo, perfetti anche nei tempi di risposta alle domande che avete posto. Quindi grazie Nicola, Stelio e Antonio. A tutti quanti, do l'appuntamento a venerdì prossimo alla stessa ora, quindi sempre a mezzogiorno. E vi ricordo che l'argomento di venerdì prossimo invece sarà quello del monitoraggio, quindi come viene impostata questa fase, una volta impostato appunto il piano triennale e quel tipo di cruscotto, gli indicatori e l'analisi dei risultati. Quindi vi ringrazio ancora tantissimi, oggi siete stati numerosi, vi ringrazio e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Grazie mille, grazie a tutti. Ciao. Ciao.